Il numero di emergenza, signora, un'emergenza? Ci sono feriti, signora? 6.500 chiamate al giorno dal 9 dicembre, giorno d'entrata in funzione del numero d'emergenza regionale 112, sono state ben 150.000. È la mole di chiamate gestite dalla Centrale Unica di Firenze che da oggi gestirà anche quelle provenienti dalla provincia di Pistoia e dall'Empolese per richieste d'aiuto rivolte a carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118. Le chiamate di emergenza dunque da oggi arrivano qui. La nostra funzione primaria è capire se il cittadino ha realmente un'emergenza o meno. Nel caso in cui abbia un'emergenza, la nostra funzione è quella di aiutare la localizzazione del cittadino per mezzo dei nostri sistemi automatici di localizzazione e transitare le informazioni che abbiamo raccolto da un punto di vista digitale alle centrali operative di secondo livello, cioè mettergliele a disposizione. Senta, un punto di riferimento in strada dove siete? Resti in linea, le passo le forze dell'ordine, non riagganci. L'utente è stato subito localizzato, come avete visto da cartografico, il nostro operatore ha verificato che il dato informatico fosse quello giusto, ha intercettato il bisogno, in questo caso erano le forze dell'ordine, e ha inviato la telefonata e i dati che aveva raccolto direttamente alle forze dell'ordine. Così come per le altre zone dove è già attivo, l'ingresso nel pistoiese del sistema 112 è stato proceduto da un lavoro di formazione di tutti gli operatori impegnati. Due le peculiarità del nuovo servizio, la disponibilità di traduttori multilingua ed un'app, Where Are You? Posso fare una chiamata normale e vocale, posso fare una chiamata muta, magari quando ho di fronte un ladro o un aggressore, oppure posso fare una chat nel caso in cui sia un diversamente abile. Grazie a questa app veniamo localizzati esattamente sul punto in cui siamo e quindi anche il processo di localizzazione e di arrivo dei mezzi di soccorso è assolutamente più veloce.